Entro fine estate ci eravamo presi degli impegni e partendo proprio da Viale Mariotti, dove abbiamo realizzato dei marciapiedi, una nuova ciclabile e rifatto anche dell'asfalto, abbiamo anche corretto un importante problema idraulico proprio sul perimetro del piazzale che si addentrava sulla via e quindi ricadeva anche su delle abitazioni e quella che era la scuola. Oggi abbiamo previsto un nuovo impianto fognario, questo dovrebbe dare sicuramente una risposta risolutiva e definitiva a quello che era il problema. Ora, dopo le ferie, continueremo a riasfaltare l'ultimo tratto di ciclabile che va appunto dall'intersezione di Viale Mariotti con Via Veneto verso la statale e a quel punto faremo la segnaletica per poi passare con i lavori a Sant'Orso in Via Galileo Galilei, in Via Bellandra, dove appunto sono previsti anche in quel caso interventi di moderazione del traffico. Dopo Viale Mariotti, un altro cantiere che appunto è aperto e abbiamo riconsegnato è proprio quello di Rosciano, quindi di una costituzione di una zona 30, laddove è stato ampliato il marciapiede, quello a ridosso delle abitazioni, e realizzato un nuovo marciapiede sul perimetro della zona commerciale, un marciapiede naturalmente di misure più ridotte, ma dove sicuramente oggi il pedone, col fatto che è rialzato e protetto, potrà transitare in sicurezza, oltre che degli attraversamenti illuminati, e con questa nuova segnaletica sicuramente il comportamento dell'automobilista si corregge e speriamo davvero che in quel tratto non succedano cose come sono accadute. Anche l'arzilla, sull'arzilla abbiamo fatto la risagomatura della foce e tutta una buona pulizia del verde nel centro abitato. Ora facendo la pulizia abbiamo notato che quello che praticamente è lo strato dei limi è un po' troppo importante e quindi abbiamo già sollecitato il consorzio di bonifica, in quanto poi la pertinenza eventualmente della rimozione dei limi sarà sua, che si è impegnata a cercare di trovare una modalità per far sì che si possano asportare, anche perché sono lavori molto onerosi e anche molto difficili a livello amministrativo, in quanto i limi sono rifiuti speciali che non possono essere conferiti assieme a tutti gli altri. Oltre a questo, in corso abbiamo Piazza Marcolini, ricordiamo che nell'escavazione proprio della stessa piazza sono riemersi dei reperti archeologici molto che insomma hanno destato molta attenzione da parte della soprintendenza, ma anche nostra e di tutti i professionisti che ci hanno lavorato insieme. In maniera concertata si è deciso di ricoprire col tessuto, in un tessuto della ghiaia, quello che si è scoperto, perché possono restare nel sottofondo. Ora dobbiamo, con la riapertura diciamo dei lavori dopo le ferie estive, la soprintendenza ci ha richiesto di fare un'ulteriore indagine per poi procedere con la lavorazione dei sottoservizi, della copertura della piazza, illuminazione e tutti i lavori e tutti i bei lavori previsti in quella piazza che ci dovrebbe essere che vorremmo riconsegnare per Natale proprio sotto l'albero. Oltre a questo abbiamo importanti lavori di mitigazione idraulica anche a Rio Crinaccio, che sono in corso da mesi, lavori che sono purtroppo rallentati perché poi abbiamo dovuto chiedere delle ulteriori autorizzazioni alle Ferrovie dello Stato, perché appunto la sezione interessata passa anche al di sotto. E il lavoro consisteva appunto nell'ampliamento della sezione del flusso delle acque da monte a mare. Ora siamo nella lavorazione del calcestruzzo, quindi siamo proprio nella fase finale e contiamo presto di restituirlo, considerando che nel frattempo ci siamo già interfacciati con ANAS per l'ultimo lavoro che riguarda appunto Rio Crinaccio, che è quello sotto l'asse stradale, proprio per una bonifica ulteriore per potenziare anche quello che è il carico idraulico e far sì che tutto quello che poi sono delle portate straordinarie, che ahimè oggi sono diventate di carattere ordinario, possono defluire al meglio e quindi non esondare e non creare dei grossi disagi nell'abitato. Anche al parco urbano, benché i lavori sono un po' più rallentati, diciamo che abbiamo ultimato tutto quello che è la rete sia idraulica che proprio di irrigazione. Quelli sono lavori ultimati, li abbiamo messi in connessione anche tra la pista ciclabile, che la nuova pista ciclabile realizzata a ridosso del parco, che quella che invece collega la zona commerciale. Ora, dopo le ferie estive, anche in questo caso riprenderemo i lavori con tutto il termine di quello che è l'ultima area degli arredi.
e a quel punto potremo anche mettere a dimora l'ultima parte del verde, che ricordiamo che si può fare da ottobre in avanti, quindi contiamo veramente anche questo di riaverlo riconsegnato per novembre, anche perché a settembre partiranno i lavori della Casa del Parco, che è proprio lì vicina.